ribattuta da Patrick Nora, poi riparte la marca con questa azione, ma in questo caso Patias si porta la palla fuori. Ma c'è un po' di confusione, hanno perso un po' le distanze dal punto di vista tattico le due squadre, sono troppe palle rubate di partenze e soprattutto molto nervosismo. Ancora Cilavert sulla destra verso De Oliveira, Cilavert verso Emanuele Ayala, Emanuele Ayala sulla sinistra verso Gabriel Ayala, uno contro uno con Wilkelm, poi la palla ancora sulla destra verso De Oliveira, verso ancora Cilavert, colpito al centro fortuitamente Cilavert da Patias, ancora Gabriel Ayala su Emanuel, Gabriel, vediamo la conclusione e stavolta c'è la deviazione in angolo di Patias. Succede spesso che Fernandez si appoggi al trio dei paraguayani mettendo un altro giocatore, probabilmente sa che hanno... Attenzione, grande conclusione di Emanuel Ayala che con i piedi ci sa fare, leggermente alta. No, sicuramente si conoscono meglio i giocatori, infatti riesce a ruotare meglio il pallone, soprattutto quando ci sono i due Ayala e Cilavert in campo. In questo caso ha messo De Oliveira per far riposare Vampeta, ma è una partita molto aperta. Vediamo sulla destra ancora Wilkelm, uno contro uno con Emanuel Ayala, e poi si riprende con una rimessa in gioco proprio di Emanuel Ayala. Emanuel Ayala, autore dell'unico gol finora della Luparense. E tra l'altro molto bello in una posizione non sua, cioè in una posizione pivot, lui è riuscito a saltare Jonas e a mettere in rete. Ancora Emanuel Ayala, l'impostazione verso Gabriel. Gabriel Ayala ancora verso Emanuel, attenzione, chiamato in causa Gemello, conclusione sul fondo. Buona giocata con la suolata per il fratello che arrivava. Chiedevano una deviazione, probabilmente forse ci poteva anche essere, ma impercettibile per l'arbitro. 13 minuti e 40 secondi da giocare in questa seconda frazione. Palla Mazzalovo, ricordiamo Montebelluna, derby veneto, nona giornata al campionato di Serie A. Marca in vantaggio 2-1 sulla Luparense. I gol di Wilkelm Coco per la Marca e di Emanuele Ayala per la Luparense. Troppo nervosismo della Marca. Adesso buona mossa da parte di Tiago Polito, che ha visto in difficoltà Nora con Emanuele Ayala e ha fatto entrare Coco per marcarlo. Però Coco non è propriamente un difensore e potrebbe, forse con la velocità riesce, ma insomma non è proprio un gran difensore, potrebbe essere pericoloso. Circolazione di palla per la Luparense con Emanuele Ayala che chiama Cilavert in avanti, ancora Gabriele Ayala verso Vampeta, capitano e possiamo dire tutto fare della Luparense. Adesso ancora in avanti Emanuele Ayala, forse un po' troppo poco utilizzato stasera vista la sua vena, e ancora Cilavert sulla destra adesso che è costretto a chiamare in causa Weber sull'attacco di Coco, e così riprende la Luparense adesso con Gabriele Ayala che rischia troppo al centro, perde palla e poi c'è il fallo di, vediamo addirittura un accenno di rissa, un po' troppo anche per un derby. Ma è arrivato il fratello, rivediamo Gabriele Ayala. Ma io non lo so di chi è il fallo, francamente. C'è una lotta greco-romana al centro. Secondo me era fallo opposto addirittura, qui tutti spingono, ma la spinta maggiore è di Gabriele Ayala, invece l'arbitro ha fischiato al contrario. Comunque non era calcio a 5, ma forse lotta greco-romana. Sì, catch, caso. Sembrava più catch probabilmente. Vediamo adesso Vampeta, l'impostazione sulla destra verso Cilavert. Ancora Emanuele Ayala, chiuso molto bene da Jonas. 12 minuti e 40 da giocare. Sempre in vantaggio la Marca 2-1 nel derby veneto sulla Luparense. Emanuele Ayala trova un ottimo pertugio sulla sinistra, ma viene chiuso eventualmente al momento del tiro da Jonas. È bravo perché va a aiutare il compagno in difficoltà nell'uno contro uno, fa un accorcio e riesce a coprire la giocata di Emanuele Ayala. Ancora Coco adesso alla rimessa in gioco per la Marca. Vediamo come preferirà giocare la palla, la gestisce verso Patias, poi Coco che chiama in causa ancora Jonas sulla sinistra, uno contro uno con Vampeta che lo chiude in fallo laterale. E comunque da questa partita si evince una cosa importante, che la Luparense fa parte delle grandi, dell'otto delle grandi, e sì, può giocare tranquillamente alla pari con le altre. Infatti dopo questa partita comunque vado a finire, possiamo dire che saranno quattro le contendenti per lo scudetto. Ma sicuramente, se vogliamo togliere il Bisceglie, che è sempre una squadra
pericolosa, ma le quattro dovrebbero essere queste qui. E cioè, ma ricordiamolo, marca Lazio, Montesilvano e Luparense. Palla sulla sinistra verso Patias, che però non trova Coco, e così c'è Emanuele Ayala che va via molto bene, gestisce la palla, uno contro due addirittura, poi Cilavert verso Vampeta, Vampeta sulla destra, si ferma e chiama in causa sulla sinistra Gabriel Ayala, Cilavert, Emanuele Ayala. Ancora Cilavert e poi Weber, Gabriel Ayala ancora e perde palla. È grande rischio perché un raddoppio di Bellomo e Patias stava per rubare il pallone in una zona pericolosissima. E adesso c'è ancora la marca pericolosa. Sì, perché il tiro di Bertoni è stato deviato. Weber, come al solito, era partito in anticipo dalla parte opposta ed era stato sorpreso. Abbiamo visto in panchina Giulio Fernandez Correa dare indicazione a Pellegrini, che sta per rientrare in campo. Pellegrini molto contrariato. Adesso vediamo ancora però Vampeta, che veramente perde palla ingenuamente e quindi permette la nuova azione della marca, adesso impostata da Bertoni con Bellomo, Coco e Jonas. Ancora Bertoni sulla sinistra, movimenti rapidi, ancora Bertoni, poi ancora sulla destra Bellomo, Coco con calma. Squadra estremamente offensiva da parte della marca, che ha tutti i giocatori d'attacco. Jonas e Coco, Bertoni non trova la palla perché c'è un bel movimento di Cilavert che chiude ogni spazio. Rimessa in gioco sotto la nostra postazione. Bertoni aveva subito un colpo, per questo i giocatori si erano fermati, ora è tutto ok. Vediamo all'impostazione adesso Emanuele Ayala verso Gabriel, la palla non arriva, adesso c'è questo fallo di Bellomo, adesso un contatto tra Bellomo e Cilavert, cartellino giallo per Bellomo. Forse ha accentuato un po' Cilavert. Guarda, io senza aspettare il replay ti dico che si è buttato. Vediamolo. Secondo noi ha accentuato, però vediamo. Vediamo prima di dare un giudizio. Vediamo. Secondo me non è successo nulla. Ecco. Fallo di mano ci poteva stare. Se era molto vicino. Vediamo. Vediamo se la regia ci riproporrà questo contatto, eccolo. No, assolutamente. Contatto tra Bellomo e era Cilavert. Era proprio girato la parte opposta a Bellomo. I fischi del Palla Mazzalovo. 2-1 marca sulla Luparense, è uscito lo stesso Cilavert, è rientrato in campo Canal. Punizione per la Luparense. Intanto ci arriva un finale. Il Napoli Vesevo ha perso 3-5 con il Bisceglie e rimane quindi fermo a quota 3 in classifica, mentre Bisceglie sale a 20. Bisceglie che quinto incomodo del campionato. Ah, sicuramente è una squadra molto pericolosa. Intanto c'è un finale, c'è la Pescara Caos, è finita 0-0. Beh, risultato anomalo. Jonas all'impostazione per la marca, la palla sulla sinistra verso Coco, riparte la Luparense con Bellomo che cercava un break, non lo trova ma riesce a fermare comunque l'azione dei patavini, e così adesso è Vampeta all'impostazione sulla destra verso Canal, che chiama in causa Pellegrini verso Vampeta, attenzione, eccesso di confidenza di Vampeta. E se qui Bellomo non se n'è proprio accorto perché era molto vicino, quando se n'è accorto Weber è stato più rapido e è riuscito a calciare via il pallone. Pericolosissima questa giocata in fase difensiva della Luparense. Bertoni, palla in avanti verso Bellomo verso Bertoni, ancora Bertoni a Patrick Nora, Coco, Bertoni, circolazione di palla della marca, la palla però stavolta scaraventata, potremmo dire così, in avanti da Patrick Nora senza precisione. Sì, non c'è più la tranquillità che c'era
nel primo tempo, e la qualità ne perde sicuramente. Adesso Emanuele Ayala chiamato in avanti, troppo in avanti da Weber, la palla era troppo profonda, e così può ripartire in avanti invece la Marca con Feller all'impostazione. Feller verso Bertoni, Bertoni a Patrick Nora, rischia un po' troppo forse. Poi c'è questo lungo pallone in avanti di Wilhelm, e rimessa quindi nuovamente della Luparense con De Oliveira verso Pellegrini, ancora De Oliveira, Emanuele Ayala, sulla sinistra va Canal, ancora Emanuele Ayala recupera un pallone, e 9 minuti da giocare, partita che rimane apertissima con la Luparense che non solo rimane in partita ma insomma si propone ancora davvero come squadra di grande livello. No, ma il problema è che adesso la Luparense è molto aggressiva nella pressione, la Marca non riesce più a impostare il gioco, questo potrebbe avvantaggiare gli uomini di Fernandez per il recupero. Vediamo come sarà gestito questo pallone da Wilhelm al capitano della Marca, palla verso Patrick Nora che aggancia perfettamente, però è costretto a retrocedere e chiamare in causa Feller. Feller poi ancora un lungo lancio verso Bertoni che non riesce a controllare. Se non c'è più impostazione di gioco da parte della Marca, che quando rischia butta via il pallone, cosa che non succedeva nel primo quarto del primo tempo, erano sempre propositivi, cosa attenzione che adesso a Canale adesso verso Emanuele Ayala. Emanuele Ayala che cercava Pellegrini nel mezzo, chiuso all'ultimo momento da Wilhelm. La Luparense sta pressando molto, pericolosa. Ancora conclusione pericolosa di Canal che viene chiuso molto bene, dobbiamo dire, da Patrick Nora. Vediamo come sarà gestita questa palla in avanti da Pellegrini della Luparense. Pellegrini con calma. 8 minuti e 23 secondi da giocare, 2-1 per la Marca qui al Pallamazzalovo. Conclusione volante di De Oliveira, è fuori. È buono qui il doppio blocco dei giocatori della Luparense che permettono di mettere la palla sopra. De Oliveira non inquadra i pali, ma la giocata era buona. Patias, molto buona la sua giocata. Palla verso Patrick Nora, Wilhelm, Bertoni, Patrick Nora, Patias che perde palla per l'opposizione di Pellegrini che poi trova molto bene. Attenzione, bella azione della Luparense, Emanuele Ayala alla conclusione, para Feller. Para e poi stranamente perde il pallone, fortuna per lui che è fuori dallo specchio della porta e la palla finisce fuori, calcio d'angolo. Ancora una volta Emanuele Ayala era stato pericoloso, vedi, finisce dietro le gambe e finisce in angolo. Possiamo dire sicuramente il più pericoloso della Luparense, poi conclusione Canale, ancora Emanuele Ayala, e veramente Feller salva il risultato. Sì, miracolo di Feller, clamoroso, Emanuele Ayala contro Feller. Vediamo ancora Pellegrini e ancora Emanuele Ayala, e giro palla adesso della Luparense con De Oliveira sulla destra, De Oliveira, e poi chiamato in causa Canale alla conclusione, Patrick Nora respinge. Pellegrini sulla sinistra, De Oliveira all'impostazione, ancora De Oliveira verso Vampeta, palla scaraventata, adesso veramente in difficoltà la Marca. E qui c'era fallo. Qui c'era un fallo, non viene ravvisato, quindi si riprende solamente con una rimessa della Marca con Jonas. 7 minuti da giocare, qualcosa più di 7 minuti da giocare, risultato 2-1 a favore della Marca nel sentitissimo derby veneto. E ricordiamo la storia di questo derby, 3 vittorie ciascuno, quindi massimo equilibrio e 3 pareggi. Attenzione adesso! E qui chiedevano un fallo i giocatori della Marca, un fallo che sarebbe stato subito da Patias, gli arbitri però non hanno ravvisato nulla. No, ma qui il pubblico sente la difficoltà della squadra di casa e sta incitando a gran voce i giocatori della Marca. Ancora una volta Patias era stato lento nella chiusura per andare a rete, è stato recuperato da un difensore della Luparense. Jonas ancora chiama in causa Feller, poi la palla in avanti verso Bellomo, attenzione a Bellomo, la sua iniziativa sulla sinistra, e poi si riprenderà invece con una
rimessa a favore della Luparense. Sul pallone andrà Vampeta, 6 minuti da giocare. Polemiche a non finire su tutte le giocate, tutti i falli, un po', è sempre un po' così in questo derby. Incontro però molto equilibrato. No, equilibrato, ma soprattutto in questo secondo tempo, se c'è una squadra che ha meritato qualcosa in più è la Luparense, che è una squadra che ha tentato in tutte le maniere di riprendere la gara. Ci sono ancora 6 minuti e 15, tantissimo per questo sport. Dobbiamo dire anche comunque incontro spettacolare. Adesso a palla lontana, palla lontana, c'è un fallo. Fallo di Gabriel Ayala su Bellomo. Non l'abbiamo visto perché eravamo concentrati sull'azione da tutt'altra parte, cioè c'è stato un fallo invece in tutt'altra posizione, e così viene ravvisato dagli arbitri questo fallo. Ricordiamo gli arbitri: l'internazionale Francesco Massini e Domenico Daidone. Wilhelm ha una ottima opportunità. 6 minuti da giocare, vediamo. Wilhelm chiama in causa sulla destra Patrick Nora, costretto a retrocedere. Ma pressano veramente tantissimo i giocatori della Luparense. Feller. Ottima, ottima la palla verso Bellomo, che non controlla. Cilaverte in questo caso ha fatto un'ottima guardia. Quindi palla verso Gabriel Ayala, l'impostazione per la Luparense. Ancora Vampeta, ancora Gabriel Ayala. Adesso Gabriel Ayala ha rischiato perché Jonas era veramente attaccato. Ottima la palla di Cilaverte verso Gabriel Ayala. Adesso sulla sinistra vediamo ancora Vampeta verso Gabriel Ayala, e c'è la ripartenza rapida della marca con Bellomo. Sulla sinistra vede Jonas, Patrick Nora. 5 minuti e 28 da giocare, risultato sempre 2-1 della marca sulla Luparense. Break adesso della Luparense con Vampeta, attenzione a Cilaverte nel mezzo, non trova Canal, e poi non c'è fallo per gli arbitri. C'era stato questo contatto tra Vampeta e Jonas. Si lotta su tutti i palloni, gli arbitri non fischiano praticamente più. Non fischiano più. Hanno smarrito il fischietto. Vediamo la palla sulla destra verso Canal. Canal che recupera un pallone che sembrava perso su Feller e guadagna un fallo laterale. Sì, qui ingenuità di Feller, perché ha fatto la palla fuori, non l'ha coperta bene. E la caparbietà di Canal gli ha permesso di recuperare la sfera. 4 minuti e 53 da giocare, 2-1 della marca sulla Luparense. In campo torna De Oliveira per la Luparense, esce Canal. Vediamo, rimessa in gioco Jonas, Patrick Nora. Molto bassa adesso la marca, palla lunghissima verso Fatias che non può controllare. Gli ultimi minuti di gioco sono quindi a favore della Luparense, che ha 4 minuti e 42 secondi per trovare il gol del pareggio, un gol del pareggio che sarebbe davvero importante per la classifica, ma soprattutto per il morale della squadra allenata da Giulio Fernandez Correa. Ma io ti dico la verità, sono venuto tantissime volte qui al Palamazzalovo, non ho mai sentito il tifo di questa sera. Eccoci. Attenzione, De Oliveira, la grande parata ancora di Feller che salva nuovamente il risultato. Ancora Feller, clamoroso, clamoroso. De Oliveira era arrivato a 3 o 4 metri da Feller, posizione centrale, sul suo piede preferito il sinistro, non è riuscito ad angolare. Adesso è Pellegrini che va via sulla sinistra, viene fermato però al momento dell'1-2 con De Oliveira. Dobbiamo dire però che stasera, almeno nel secondo tempo, abbiamo visto una ottima Luparense. No, ma io l'ho detto, da questa partita esce fuori una Luparense che può lottare per il titolo, perché nonostante l'assenza di Onorio è riuscita a fare partita contro la Marca, che è una squadra in gran forma, una squadra fortissima. A casa della Marca è difficile giocare così per vincere come sta facendo la Luparense. Verso Gabriel Ayala, attenzione ancora, una nuova opportunità per i giocatori della Luparense. Adesso la palla va verso De Oliveira, ancora chiamato in causa Pellegrini, conclusione respinta da Wilhelm, in fallo laterale. È in affanno la Marca, non riesce più a difendere bene, spesso passa il pallone. Anche in questo caso Cilaverte si era messo in posizione pivot ed era pericolosissimo. All'impostazione di Oliveira, attenzione a Gabriel Ayala, la conclusione sul fondo. Ancora una volta perde il tempo Bellomo, benissimo Gabriel Ayala, contromovimento, palla sulla parallela. Si è fatto poi male Feller intanto, a terra. Esterna troppo il tiro e la palla finisce al lato. Si tocca il gomito il portiere della Marca, sarebbe davvero una grave perdita.
Ma io, beh, insomma, diciamo che potrebbe essere anche una maniera per far rifiatare i compagni, eh. Adesso vediamo se giocatore molto esperto. Sì, molto esperto, capisce perfettamente i momenti della partita. Questo sarebbe un momento importante per far calmare la squadra. Vediamo se lui è caduto male. Adesso lo vediamo. Ecco, cade male. Comunque 39 anni, una carriera strepitosa quella di Feller. Beh, non si può dire niente. È stato il portiere nazionale per tanto tempo, ha sempre ben figurato, ha vinto tanto nel campionato italiano, soprattutto è un giocatore molto professionale. Sempre 2-1 Marca sulla Luparense, stavolta i minuti da giocare sono 3 minuti e 28 secondi. Vedremo questi ultimi minuti come saranno interpretati dalle due squadre, con la Marca che cercherà di gestire il minimo vantaggio e adesso si riprenderà invece con chiamato intanto il time out anche da Giulio Fernandez Correa. Vediamo, Vampeta va in campo, vediamo cosa succede. Probabilmente vuol preparare la punizione, c'è una punizione in diretta perché è stato restituito il pallone al portiere dopo che se ne era spossessato. Esatto, una nuova regola. Sentiamo però cosa dice Giulio Fernandez Correa. Fate la linea con un lato o l'altro, no? Fate la linea, vuol dire parti di qua, esce, occhio, facciamo come il blocco, uguale, perché fare una barriera, facciamo il blocco. La palla è qua, sì. Due tocchi. Allora facciamo il blocco, come la giocata del blocco, come se fosse un calcio diretto, uguale. Seconda. Come se fosse un calcio diretto. Quasi può, un allenamento. Cosa pensi di questo time out? Ha preparato il calcio di punizione in diretto, sarà importante vedere come piazzerà la barriera perché tutti questi movimenti sono un po' complicati, dovrà essere reattiva la difesa della Marca, pericolosa certo, ma errore clamoroso perché in impostazione non puoi dare la palla al portiere, segno evidente di un momento di difficoltà. Cilaverti sul pallone, vediamo perché è importantissima questa palla, 3 minuti. È in diretta, in diretta, ma 3 minuti e 20 da giocare col Cilaverti che andrà alla gestione della palla, vedremo a chi sarà affidata la conclusione. Il più vicino è Vampeta, vediamo perché comunque non sarà facile. Cilaverti, conclusione rapida di Canale, la parata di Feller. Schema era quello preparato, ma la punizione finisce troppo laterale per un portiere come Feller, è più semplice. Attenzione, ancora Gabriel Ayala, l'impostazione verso Cilaverta, ancora Gabriel Ayala, Bellomo lo copre molto bene, Jonas segue invece Cilavert, Weber quindi scarica verso Canal all'uno contro uno con Patrick Nora, De Oliveira lo prende invece Coco. Attenzione, no. Il portiere in movimento. Sì, ancora De Oliveira. Ancora, ecco la conclusione del portiere di movimento che è Vampeta. E 2.53 da giocare, le prova davvero tutte la Luparense. A sorpresa poi in dinamica è entrato Vampeta, è stata brava la Luparense a raggrupparsi. Feller aveva parato, non ha trattenuto, avrebbe potuto calciare a porta libera. Cilaverti, impostazione verso sinistra, poi ancora palla Pellegrini, ancora Cilaverti, vediamo. Cilaverti verso Pellegrini, 2 minuti e 38 da giocare, Luparense in avanti, ma pericolosa la Marca in reimpostazione, in controfuga, in contropiede, vediamo che però perde palla banalmente, la Marca sta subendo davvero troppo la Luparense. È in grande difficoltà, non riesce più a gestire la situazione anche qui, avevano l'opportunità di calciare in porta, sono tornati indietro e hanno ricominciato da Feller sul sinistro mettendolo in grande difficoltà. L'esperienza della Luparense sta venendo fuori con il portiere di movimento che in questo caso è Vampeta e adesso perde palla banalmente invece Cilaverti. Sì, qui è veramente un'ingenuità da parte di Cilaverti, era facile controllarla. Torna tra i pali intanto Weber,
Noi diamo intanto anche un parziale, perché il parziale Pescara 2 Caos 0 con sì. due gol, quindi doppietta di Nicologi. Nuovo acquisto, grande giocatore, viene dal Bisceglie. Perde palla ancora però la Luparense, nuovamente cambio con portiere di movimento che torna in panchina, che è Vampeta, e torna tra i pali invece Weber con la, all'impostazione la marca, lungo lancio troppo di Patrick Nora, alleggerimento possiamo dire, all'impostazione Weber che cerca centralmente Canal, Canal costretto a ripartire da Pellegrini e Cilaverta ancora. La pressione per non far cambiare il portiere, per non far entrare il portiere in movimento da parte della marca. Jonas recupera un pallone importantissimo, cerca la conclusione, non la trova. Cilaverta ha un pallone adesso interessante sulla destra, lo cede a De Oliveira, costretto a ripartire Pellegrini, e poi Vampeta, portiere di movimento sulla sinistra. De Oliveira, 1:14 da giocare, una delle ultime possibilità e c'è la conclusione di Canal fuori. Qui Cilaverta chiede l'angolo, non credo, no, credo che sia fallo laterale per la marca. Fallo laterale e timeout. Time out e noi marca. Andiamo sulla panchina della marca ad ascoltare le parole di Tiago Polido. Tu baixa aqui a marca de rigor. Chiude um medo, não a faixa. Medo. Dá o máximo de Come interpreti questo no, time out? Bene, perché lui vuole che la palla giri per il perimetro del campo in maniera che possa accorciare la difesa con l'opposto che viene dentro a fare l'ultimo, perché se la palla passasse centralmente sarebbe indifendibile. Giustamente vuole chiudere il centro, vuole passare per il perimetro e avere il tempo necessario per far piazzare la difesa. Jonas sulla sinistra per la marca, in avanti cerca Bertoni e lo trova. Un minuto adesso da giocare. Patrick Nora, Bertoni, Jonas, Patrick Nora, scarica sulla destra verso Patias, Jonas sulla destra, uno contro uno con Canal, Jonas perde palla, riparte quindi la Luparense, Pellegrini, perde palla adesso, attenzione a Bertoni, e Bertoni la mette di poco alto, sarebbe stato il gol della vittoria sicura. Beh, qui sì, però non so adesso, è entrato un pallone in campo, probabilmente ci sarà una palla a due, no, forse riprende il portiere, riprende il portiere, entrare direttamente Vampeta, portiere di movimento, rientra Vampeta, correttissima la marca, permette di lasciare il pallone lì. Pellegrini sulla errore. Sinistra, attenzione a Cilavert, conclusione, grande parata ancora di Feller, 2-1 sì. con 27 secondi da giocare, palla sulla destra,